Lo sport è entrato a far parte della mia vita, dopo un lungo periodo chiusa in camera. Diciamo che è stato l'inizio della mia seconda vita. L'aspetto più esaltante del mio sport è la libertà che si trova, grazie soprattutto all'intesa con la guida. E il meno avvincente è il modo in cui vengono fatte le classificazioni. Il momento in cui ho capito che potevo diventare un atleta di interesse nazionale è il momento in cui ho accettato pienamente la mia disabilità e da lì in poi è stato tutto un percorso in discesa. La mia più grande gioia finora nello sport è il modo in cui sono arrivata al cancelletto di partenza ai mondiali in Norvegia. Ero convinta di poter far bene e la delusione è arrivata sempre lì in Norvegia per il fatto di non aver portato a termine nessuna delle due gare. Oltre la gara, quello che mi piace di più nelle trasferte è la spensieratezza che si vive all'interno della squadra. E anche i consigli da parte dei tecnici e la vicinanza della mia guida. Se avessi un biglietto omaggio per andare in un posto, sinceramente non saprei dove andare perché un posto senza ingiustizia ancora non esiste, perciò lo terrei lì in stand-by. Milano Cortina 2026. Significa origini, significa orgoglio. E per me sarà sicuramente un grandissimo spunto. Milano Cortina 2026 per il Movimento Paralimpico Italiano potrebbe sicuramente sensibilizzare sempre più la popolazione al mondo paralimpico e dare la stessa visibilità di quello olimpico.